Mentre si torna pian piano verso la normalità, le emergenze continuano. I bisogni sono in alcuni casi raddoppiati e Cuore Amico, cuore pulsante di Telerama da ben 20 anni, che incontra parroci, associazioni, amministrazioni, arriva puntuale accogliendo le numerose richieste d'aiuto, donando pacchi pieni di generi alimentari e soprattutto ricchi di speranza. Così, dopo essere stati accolti dalle diocesi, dei vescovi di Ugento, Lecce, Taranto e Nardò, ecco che la carovana della solidarietà ha risposto alla chiamata dell'arcidiocesi di Brindisi Ostuni, facendo tappa in Piazza Duomo da Monsignor Domenico Caliandro. Devo ringraziare davvero il Presidente e poi tutti coloro che hanno dato, che collaborano a questa iniziativa di carità, di solidarietà. E proprio in questo momento, parlavamo prima con il Presidente di pandemia, di povertà, che la gente è stata scossa, no? Quasi sentire il bisogno di essere accanto agli altri. Allora io applaudo a questa bella iniziativa di farvi presente, specialmente adesso che sono diminuiti un po' gli apporti perché non è che si sta lavorando, una leggera ripresa, speriamo che si riprenda un po' tutto il movimento e così possa ritornare un po' a fiorire l'economia e anche nelle famiglie, no? Però questo gesto che avete fatto aiuta molto il servizio della carità della comunità, ecco, nella Caritas della parrocchia, ma anche della città. E quindi di cuore devo esprimere la mia gratitudine, il mio applauso e la mia gioia per ciò che avete realizzato. Dalla fine di marzo Cuore Amico ha già distribuito pacchi alimentari per oltre 15.000 famiglie, numeri importanti che sono stati raggiunti soprattutto grazie a tanti benefattori che hanno contribuito con le loro donazioni. C'è ancora necessità di aiuto, siamo molto felici e sereni, ecco, di portare questa piccola goccia di solidarietà un po' in giro per il Salento. Oggi siamo particolarmente felici di essere qui da Monsignor Caliandro, che ricordiamo lunga data, da quando stava a Nardò, quindi sì. Tutto. Ricordiamo con grande tante affetto. Cose che si sono fatte. E come abbiamo detto, in occasione appunto della benedizione in Piazza Duomo a Lecce, avremo continuato anche con la raccolta e la distribuzione generale alimentari perché c'è tanto bisogno. E noi ci auguriamo che finisca questo momento di emergenza. Non vorremmo che il Salento si adagiasse su questa idea di essere assistito e di dover vivere di carità. Sì. I salentini sono un popolo orgoglioso e dignitoso, laborioso e vorrebbero ritornare a lavorare proprio ieri, insieme anche agli ambulanti, a quelli che stanno vivendo grandi difficoltà perché sono fermi da mesi, appunto parlavamo di questo. Se l'emergenza sanitaria ormai sembrerebbe, no, rientrata, ci auguriamo che lo Stato, le istituzioni, la Regione, insomma tutti consentano un ritorno al lavoro di tanti lavoratori che sono fermi e sono in grande difficoltà, per cui l'augurio è che ci facciamo che non ci sia questa esigenza continua. Chiunque può partecipare alla raccolta alimentare usando il conto corrente 800 della Banca Popolare Pugliese, effettuando un versamento usando l'IBAN in sovrimpressione con la causale emergenza coronavirus, aiuto famiglie e distribuzione alimentare. Per informazioni e richieste è attivo il numero 350 04 10 751.